Benvenuti a questo secondo webinar della prima edizione del corso online 2018, organizzato, come sapete, dall'Unità Nazionale in collaborazione con alcuni ambasciatori eTwinning. Io sono Giulia, dell'Unità Nazionale, appunto, e insieme ai colleghi Giacomo Bianchi e Elena Bettini vi do il benvenuto a questa seconda sessione online e condividendo il mio schermo vi presento quella che è la scaletta di oggi. Quindi introduciamo con questo secondo webinar il tema dei progetti, quindi della collaborazione che potete realizzare attraverso i twinning con docenti, classi, scuole di altri paesi. Quindi vi faremo vedere insieme ai nostri ambasciatori come appunto creare progetti e illustreremo anche il funzionamento del Twin Space, che è lo spazio online dedicato ai progetti. Lo vedremo per ogni progetto eTwinning attivato, c'è uno spazio online, una classe virtuale detta appunto Twin Space che viene dedicata appunto al progetto e andremo a vedere quindi cosa contiene questa classe virtuale, quali strumenti sono messi a vostra disposizione e in che modo può esservi utile per svolgere il vostro lavoro collaborativo. E diciamo come ultimo intervento invece cercheremo di darvi qualche spunto e qualche consiglio per la progettazione con i twinning. Quindi ringrazio fin da adesso, a nome di tutta l'unità, le ambasciatrici Brigida, Françoise, Elena, Emma e Giusy che appunto ci aiuteranno durante questa sessione. Prima di lasciare la parola al primo intervento, volevo diciamo farvi vedere all'interno del gruppo che ormai conoscete bene, il gruppo del corso online, cosa è cambiato. Vedete che ci sono alcune nuove pagine che abbiamo preparato per voi, appunto pubblicato. Si tratta di pagine che quindi hanno a che fare con gli argomenti che affronteremo oggi e questi sono quindi i materiali a vostra disposizione per lo studio, per così dire, della piattaforma e degli strumenti. Quindi, così come avete avuto a disposizione la guida, no, di eTwinning Live dei suoi strumenti, adesso avete a disposizione invece delle pagine e sottopagine sul tema dei progetti, appunto della collaborazione e del Twin Space. Quindi sono questi i materiali, diciamo, che vi forniamo per questa seconda parte del corso e come diciamo per la prima parte c'è anche in questo caso una pagina di esercitazioni dedicate. Quindi trovate appunto adesso pubblicata la pagina esercitazione 2 con tutti gli esercizi, per così dire, che vi invitiamo a fare prima del terzo incontro online che si terrà, lo ricordiamo, il 20 marzo. Oltre diciamo alla guida sui progetti e il Twin Space, oltre alla pagina dedicata alle esercitazioni
appunto parte seconda, abbiamo creato anche delle pagine di prova, o meglio, delle sottopagine di prova, ma comunque l'obiettivo è lo stesso, e cioè quello di permettervi di così provare in prima persona come funziona il gruppo. In parte già lo avete fatto, vi abbiamo visti appunto numerosi all'interno dei forum, comunque vi abbiamo visti postare messaggi, caricare materiali, eccetera. Adesso con queste pagine di prova vogliamo darvi, diciamo, la possibilità di esercitarvi ancora di più. Dal momento che, lo diciamo qui, il funzionamento dei gruppi è praticamente uguale a quello dei Twin Space, per cui, visto che parliamo di Twin Space, avete modo qui di esercitarvi. Aggiungo anche qualche altra cosa in riferimento alle esercitazioni. Questo vale per le esercitazioni, diciamo, prima parte, ma anche per la seconda parte delle esercitazioni. In tanti ci avete chiesto entro quando devono essere svolte. Allora, sarebbe auspicabile ovviamente che possiate completarle le esercitazioni tra un webinar e l'altro, perché seguono gli argomenti che affrontiamo durante appunto i webinar. Ma ovviamente se non ce la fate non c'è nessun problema, per cui potete completarle queste esercitazioni anche in un secondo momento. Questo sia per, diciamo, una vostra organizzazione temporale, ma anche perché magari preferite approfondire determinati argomenti prima di svolgere l'esercitazione ad essi collegata. Quindi avete del tempo. Avete del tempo, e questo tempo appunto non si esaurisce con il terzo incontro, quello del 20 marzo, ma vi lasciamo ancora qualche giorno fino al 3 aprile per completare appunto le esercitazioni. Tenete a mente che dopo il terzo webinar, quindi il 20 marzo, vi daremo, per così dire, le ultime esercitazioni, gli ultimi compiti a casa, per cui cercate insomma di lavorare tra un webinar e l'altro, ma non preoccupatevi. Se non ce la fate entro il 20 marzo, avrete tempo fino al 3 aprile per completare tutte le attività. E cosa importante per quanto riguarda i quiz, ricordiamo prima di tutto che, come dicevo, anzi come abbiamo scritto da più parti e detto più volte, ogni quiz dei Self-Teaching Materials può essere svolto una sola volta. Per questo vi invitiamo a svolgere i quiz solo quando siete, diciamo, abbastanza sicuri, quando avete letto, i materiali, guardato i tutorial, rivisto i webinar, eccetera. Potete anche decidere di svolgere appunto i quiz alla fine, del corso. Comunque, entro il termine ultimo del 3 aprile. E non preoccupatevi neanche se il punteggio che ottenete per questi quiz non è, diciamo, sufficiente. Può capitare, questo non influirà comunque sul rilascio dell'attestato se avete realizzato tutte le altre diciamo, tutti gli altri compiti richiesti. Compiti che vi ricordo trovate all'interno della pagina Benvenuti, che è la prima pagina del gruppo. In fondo alla pagina, appunto, qui trovate riepilogate tutte le attività che vi sono richieste
ai fini dell'emissione dell'attestato di partecipazione. Cosa aggiungere? In questi giorni, appunto, come vi dicevo, vi abbiamo visti partecipare numerosi all'interno del gruppo con messaggi sia nel diario, nella pagina principale del gruppo, che con messaggi, appunto, post nei forum. E a tal proposito vi preghiamo di attenervi a quello che è, a quelli che sono diciamo, gli argomenti di ciascun forum. Per cui per favore non ricercate partner o, no, o cercate di non presentarvi nel forum dedicato al supporto ai Twinning Live, fatelo piuttosto nel forum Conosciamoci. Ecco, quindi cercate per favore perché di attenervi appunto a quello che è l'argomento del forum, altrimenti non riusciamo neanche a seguirvi bene e a rispondere a tutte le vostre richieste e domande. Bene, adesso interrompo la condivisione e passo quindi la parola alla prima ambasciatrice che interviene oggi, Brigida Clemente dalla Puglia. Prego, Brigida. Eccomi, buonasera a tutti. Giulia, mi dai conferma, mi senti? Perfetto, Ti sentiamo e vediamo il tuo schermo anche. allora io vi saluto, vi ringrazio, Giulia, Elena, anche Giacomo, e saluto tutti gli twinner presenti, i new twinner presenti questo pomeriggio. Allora, parliamo, come diceva Giulia, di come registrare un progetto o come entrare a far parte di un progetto. Anche se poi nel momento finale dell'incontro di oggi parlerete di progetto, credo con Giulio Gualtieri, perché in effetti io vi devo dire che una volta terminata la fase di progettazione, quindi la parte che vedrete poi, terminata la progettazione con i partner, è il momento di creare il progetto. Quindi la fase di inizio è proprio quella della progettazione. Siamo ora, come potete notare, negli Twinning Live. Da qui è possibile creare progetti. Nell'area progetti, ci dà la possibilità di creare un progetto. Quindi, cliccando su Crea progetto, quindi dovrete essere innanzitutto entrati nel vostro profilo, quindi negli Twinning Live, con le vostre credenziali d'accesso in eTwinning. Nell'area progetti avete la possibilità di creare un progetto. Quindi, cliccando su Scusa Brigida, ti interrompo solo un secondo, l'audio è leggermente troppo basso, quindi ti chiederei se riesci ad alzare il volume del microfono dal menu che trovi in alto, quindi accanto al simbolo del microfono puoi regolare il volume e metterlo al massimo. Va E bene. chiedo anche contemporaneamente ai partecipanti, vi ricordo che potete anche voi regolare il vostro volume in uscita, oltre che dal vostro computer, anche cliccando sul simbolo dell'altoparlante che trovate in alto, nella freccetta accanto al simbolo dell'altoparlante c'è l'opzione Regola il volume degli altoparlanti, quindi, anche voi potete alzare il volume. Grazie mille, Brigida, continua pure. Grazie a te Giacomo. Allora, spero che adesso mi sentiate meglio perché sto utilizzando il microfono, quello del computer, quindi per questo motivo probabilmente è un po' basso. Va meglio? Magari alzo anche la voce così Sì, va benissimo, riusciamo a... grazie. Grazie. Quindi dicevamo, siamo negli Twinning Live.
e siete entrati con le vostre credenziali nell'area progetti, perché l'obiettivo è quello di creare un progetto. Quindi nell'area progetti ci chiede di scegliere una scuola, ovviamente voi dovrete scegliere la scuola con la quale intendete attivare il progetto, ovvero la vostra scuola. Vedete, nel mio caso, avendo prestato servizio in più scuole, rimane traccia di tutte le scuole in cui io sono stata. Per questo motivo, anche nel vostro caso, se nella vostra carriera professionale avete cambiato scuola o se prestate servizio in due o tre scuole diverse, come può capitare, dovete scegliere precisamente la scuola con la quale intendete avviare il progetto, con la quale intendete attivare il progetto. Scelta la scuola di riferimento, quindi io magari adesso faccio una simulazione, quindi ne scelgo una, quindi ricordatevi il primo passaggio, dovete scegliere la vostra scuola, quella con cui iniziare il progetto. Prossima tappa, quindi andiamo alla seconda tappa, la seconda delle quattro tappe. A questo punto dovete scegliere un partner, vedete? Per questo motivo io vi parlavo prima della necessità di una progettazione a monte, quindi dopo la fase di progettazione, dopo che avrete già avuto contatto con un partner, e fra poco vi dico anche magari come, magari potreste prendere contatto, ma già lo sapete, però rinfreschiamo un attimo la possibilità di prendere contatto, di come prendere contatto con il partner. Presi accordi con il partner, fatta una progettazione magari attraverso un Google Drive a più mani e avendo già pronta una bella idea di progetto, già sulla quale già avete avuto la possibilità di confrontarvi, a questo punto scegliete il partner, quindi sapete già qual è il partner con il quale intendete avviare il progetto. Ovviamente, il partner è il cofondatore. In questo caso, quando si crea un progetto, si assume il ruolo di fondatori, quindi fondatore del progetto, ed è necessario, il progetto si avvia in due, quindi è necessario che vi sia un partner che diventi cofondatore. Quindi ricordatevi, per poter avviare un progetto è necessario essere almeno in due, il fondatore e il cofondatore. Ed è necessario che il cofondatore sia consapevole dell'attività di progettazione, sia consapevole dell'idea di progetto e quindi è necessario che abbiate attivato, prima di registrare il progetto, che abbiate attivato già una procedura di progettazione. E quindi sceglierete il partner con il quale attivare il progetto, io ne scelgo uno a caso, e andrete alla prossima tappa. Allora, a questo punto vi chiede di descrivere il progetto, quindi il passaggio è quello della descrizione del progetto e vi viene chiesto anche se si tratta di un partenariato eTwinning Plus, cioè un partenariato che consente la partecipazione anche ai paesi membri di eTwinning Plus, cioè quei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, ma di quei paesi che sono strettamente limitrofi all'Europa geografica e che rientrano, che hanno comunque la possibilità di partecipare alla progettazione progettuale. Dovrete indicare il titolo del progetto e una breve descrizione, massimo di 1000 caratteri. Le lingue con cui intendete svolgere il progetto, perché magari potrebbe essere un progetto svolto in una lingua oppure in due lingue, se decidete tre lingue, l'età degli alunni, le materie coinvolte nel progetto, gli strumenti da utilizzare, gli obiettivi, questo vi richiamo di nuovo all'attenzione alla fase di progettazione, perché dovrete già sapere, partendo ovviamente dalle competenze, quindi quali sono anche poi i traguardi, alle discipline e gli obiettivi, le procedure di lavoro, quindi come intendete lavorare, come intendete condividere i materiali e i risultati attesi. Quindi quali sono i risultati che intendete conseguire attraverso lo svolgimento delle attività nelle varie fasi della progettazione. E
Infine vi chiede se avete, utilizzato un kit per l'elaborazione del progetto. Adesso io inserisco soltanto alcune informazioni sì, a caso, giusto per andare avanti, per avere un'anteprima. Vedete, e avrete all'inizio, ecco, ho dimenticato questa. Dovete ricordare di inserire tutti i campi, di completare tutti i campi assenti. Allora dice, vedete, a questo punto vi potrebbe dire, guardate, vi dà sempre un'informazione, vi dice che partecipano, in questo caso se vi troverete nella stessa situazione, partecipano due scuole della stessa nazione e in questo caso il progetto non consegue il certificato di qualità europeo. Proprio per questo motivo io ho inserito una collega italiana per chiarire anche la differenza nell'avvio della progettazione. Perché voi sapete benissimo che si possono attivare progetti anche nazionali. Quindi nel caso in cui il fondatore e il cofondatore siano due partner italiani, il progetto si configura come un progetto. E quindi automaticamente non potrà concorrere alla certificazione di qualità europea, ma soltanto a quella nazionale, quindi c'è il quality label nazionale e anche ovviamente premio nazionale. Quindi tenete presente questo perché per poter restare nell'ambito europeo è necessario che almeno uno dei partner fondatori, quindi o il fondatore o il cofondatore, sia un partner di una nazione diversa. Quindi in questo caso, se voi siete italiani, dovreste scegliere un partner non italiano. Nel caso di due partner italiani, vedete nel caso qui in cui un partner sono io italiana e l'altra la collega italiana, in questo caso sappiate che il progetto rientra nella categoria dei progetti twinning nazionali. E a questo punto potrete inviare la richiesta per la creazione del progetto. Qui a questo punto l'Agenzia Nazionale riceverà la richiesta, valuterà effettivamente la proposta progettuale e con una tempistica magari di 10-15 giorni, perché sono tanti i progetti ricevuti dall'Unità Nazionale, con questa tempistica riceverete una risposta. Quindi adesso io ritorno nell'area di Twinning Live. Esco dall'area progettuale, quindi avete visto le fasi sono semplicissime, sono quattro e si parte dall'area progetti, dal tasto crea un progetto. Se invece anziché creare un progetto preferireste entrare a far parte di un progetto già esistente o perché magari siete invitati da un partner, quindi attraverso ricevendo magari un messaggio nella casella di posta, oppure se vi siete messi alla ricerca di un progetto, supponiamo che vi interessi entrare in un progetto sul coding. Allora, inseriamo sempre nell'area progetti, nella fascia del trova progetti, cliccate la parolina. Quindi se vi interessa, per esempio, entrare a far parte di un progetto sul coding, digitate coding, ovviamente digiterete la parola chiave che più vi interesserà, cliccate cerca e avrete i risultati per questa parola chiave. A questo punto, guardando i progetti, ove mai trovaste un progetto al quale potreste essere interessati, per esempio io ne clicco uno a caso, coding, potete cliccare sul progetto. Non potrete entrare nel Twin Space, infatti, guardate, perché non siete membri del progetto, ma potrete chiedere al partner, al fondatore, uno dei membri del progetto, potreste chiedere di entrare a far parte di questo progetto. Quindi andando su membri, troverete i membri del progetto e qui avete il fondatore e il cofondatore. Andando a cliccare sul nome del progetto, scusate, sul nome del partner, dovreste inviare una richiesta di contatto e anche una
Vedete una mail interna, una mail interna di Twinning con la quale chiedete di poter entrare a far parte del progetto. Quindi, ritornando all'area progettuale, all'area progetti di eTwinning Live, riguardiamo insieme, quindi trova progetti, inserite la parola chiave per il progetto che vi potrebbe interessare, potrebbe essere arte, cerca e ai risultati della ricerca ne scegliete uno, non potrete entrare nel Twin Space in quanto non membri, però potrete visualizzare i membri. Nell'ambito dei membri cercate il fondatore e andando a cliccare sul nome del fondatore inviate una richiesta di contatto e inviate una richiesta per entrare a far parte del progetto in qualità di membri. Quindi, queste sono le possibilità per creare un progetto, sempre nell'area progetti, quindi o potete creare un progetto al termine di una fase di progettazione, oppure potete scegliere di entrare a far parte di un progetto già esistente attraverso la ricerca. Vi faccio presente anche che nell'eventualità in cui decidiate di cercare un progetto, avete anche la possibilità di fare una ricerca avanzata. Quindi potreste non solo scegliere la parolina chiave, ma potreste scegliere anche l'argomento, le materie professionali, la lingua, la fascia d'età. Quindi avete la possibilità di filtrare la ricerca e di arrivare quanto più possibile vicini al vostro desiderio, quindi al tipo di progetto a cui volete partecipare. Per quanto riguarda invece il secondo argomento di cui andiamo a parlare insieme questo pomeriggio, è proprio il Twin Space. Quindi, una volta registrato il progetto, una volta creato il progetto, ottenuta l'autorizzazione dall'unità nazionale, oppure entrate a far parte di un progetto per il quale avete fatto richiesta, entrerete a questo punto nel Twin Space, quindi cliccando sul tasto Entra nel Twin Space, vi faccio rivedere il passaggio, cerchiamo a questo punto un progetto, eccoli qua, ne prendiamo uno a caso, ecco, vai al Twin Space. Qui a questo punto voi entrate nell'area di lavoro del progetto, l'area di gestione del progetto. Quindi si entra nel Twin Space, vedete qui non entriamo perché ovviamente io non entro perché non è un mio progetto, entro invece in questo che è un mio progetto. Allora, che cosa vediamo nel Twin Space? Il Twin Space è l'area di lavoro del progetto ed è un'area fantastica, vi permette di fare ogni cosa sia utile per il vostro progetto, vi consente di comunicare con i partner, vi consente di attivare la comunicazione fra gli studenti, vi consente di condividere materiali, adesso vediamo che tipo di materiali, vi consente di collaborare, quindi di attivare le attività in modalità collaborativa. Allora, vediamo subito come si compone il Twin Space. Il Twin Space ha le pagine, e sono queste, quindi sono nell'area alta, vedete qui pagine, e entreremo velocemente nelle pagine, vi spiegherò adesso come gestire le pagine e a che cosa ci servono. Materiali, forum, live e i membri. Ovviamente i membri sono tutti i partner che fanno parte del progetto, vedete, avete membri e avete, ecco, questo sottolineo, gli insegnanti e gli insegnanti ovviamente oltre i due fondatori, quindi fondatore e cofondatore, ci sono insegnanti in modalità semplice, membri insegnanti oppure insegnanti con il ruolo di amministratore. A seconda del ruolo si avrà la possibilità di intervenire e di attivare determinate funzioni del Twin Space oppure no. Quindi il fondatore ha più funzioni rispetto all'insegnante
amministratore, e un insegnante amministratore ha più possibilità di svolgere azioni rispetto ad un insegnante. Abbiamo poi gli alunni. Brigida, scusami, sono Giulia, scusami se ti interrompo bruscamente. Allora, abbiamo gli interventi successivi a te che entrano, diciamo, in maniera più approfondita nelle varie sezioni del Twin Space. Ti chiederemo magari di dare proprio una panoramica, una visione d'insieme del Twin Space senza entrare nel dettaglio delle sezioni, facendo vedere magari diciamo la possibilità, come fare per visionare il Twin Space pubblico, cioè naviga in modalità pubblica quella opzione lì. Ok? Ok, va bene, sì, va bene. Allora, quindi tralasciamo quindi, gli ambienti anche del live, del forum e dei materiali, ritorniamo nella home page e Giulia faceva riferimento alla navigazione in modalità pubblica. Quindi vedete, l'area della home page è strutturata in modo che possiate avere una visuale ampia e globale su come si compone, come è strutturato l'area di lavoro del progetto. Appunto, dicevo, pagine, immagini, video, il diario del progetto e la bacheca degli insegnanti. Sì, farei soltanto un cenno al diario di progetto perché in effetti nella modalità pubblica, quindi volendo fare poi una differenza tra la navigazione in modalità pubblica e diciamo, l'inserimento nell'ambito delle spese in qualità di membro, è proprio questa. Allora, nella modalità pubblica, vedete, io adesso la attivo, innanzitutto il diario del progetto è diciamo, quell'aspetto che viene sempre visualizzato nella modalità pubblica. Quindi il diario del progetto è praticamente la narrazione, no, del progetto. Nel diario di progetto si scrivono le varie attività che si svolgono magari durante la giornata. Generalmente quello che io faccio, quello che si fa comunemente, è inserire nel diario del progetto proprio il momento che è il svolgimento dell'attività. Vi faccio un esempio. Questa mattina, per esempio, abbiamo lavorato un'attività sul visual grammar e quindi tempestivamente è opportuno per lasciare traccia delle attività che si svolgono sempre negli incontri con gli studenti nell'ambito del diario di progetto, perché gli approfondimenti poi vanno nelle pagine. E infatti vi faccio notare come le pagine qui non sono visibili. Vi spiego anche perché. Perché nella modalità pubblica è possibile, la modalità pubblica ovviamente è quella che poi per la quale è possibile dare un link di visione, per esempio quando si presenta la candidatura per il quindi anche all'Agenzia Nazionale per la navigazione, mette il link per la pubblica. Oppure quando per esempio il link per la navigazione in modalità pubblica viene generalmente inserito nel sito della scuola, quindi progetto anche dare la possibilità agli utenti, alle famiglie, agli altri docenti, all'intera comunità scolastica, per dare la possibilità di visionare le attività del progetto. Ovviamente non erano visibili, avete visto, la bacheca degli insegnanti non è visibile, perché nella bacheca degli insegnanti ci sono messaggi che gli insegnanti si scambiano per la progettazione, non so, per le attività, quindi sono messaggi che vengono scambiati direttamente. Insegnanti possono riguardare tante tematiche. Per quanto riguarda invece le pagine decidono i partner quali pagine rendere visibili in modalità pubblica. Per renderle visibili, penso che lo vedrete un po' nei prossimi interventi, però è Successivamente necessario sulla nella modifica della pagina. disponibile. Dico, lo Giulia? vedremo successivamente
effettivamente decidere chi. con Elena Pezzi poi nel dettaglio come editare le pagine e pubblicarle. Era importante far vedere Certo, sì, quindi. che lo spazio del Twin Space è uno spazio privato, ma esiste la possibilità, come dicevi, di pubblicare taluni contenuti e con Naviga in modalità pubblica si può diciamo monitorare sempre, l'insegnante può monitorare quello che è pubblico e quello che invece è privato. Sì, perché in effetti l'insegnante decide quali pagine tenere private, quali pagine rendere pubbliche, e, anche perché se considerate di inserire il link per la navigazione, ad esempio, proprio nel sito della scuola, allora a seconda delle delibere della privacy, non so, motivazioni, che tante motivazioni ci possono essere, potreste decidere magari di tenere riservate delle pagine con le immagini degli studenti e aprire invece immagini, scusate, pagine dove ci sono immagini che non riguardano, vanno a intaccare la privacy, che magari riguardano soltanto una documentazione delle attività. Grazie, E Cecilia. nella modalità pubblica, Scusa se ti interrompo di nuovo. sì, no, dicevo Giulia, diciamo anche che nella modalità pubblica i materiali non sono visibili, quindi tutta l'area dei materiali, immagini, video, no, e documenti non è visibile, quindi principalmente il diario del progetto e le pagine che si Esatto, intendono aggiunte. grazie Brigida. Questo aspetto della privacy è importantissimo. Andiamo quindi avanti, grazie di nuovo Brigida, Per grazie voi, a presto. mille. Passiamo quindi la parola a Françoise che entrerà più nel dettaglio per quanto riguarda la sezione dei membri del Twin Space, quindi vi dirà come fare per esempio per invitare i vostri alunni in questo spazio di lavoro. Sì, Grazie, buonasera a tutti. Ho già condiviso la pagina, spero che la vedete bene. Mi confermi Giulia se vedete tutto vede bene? benissimo. Ok, allora il mio intervento si Sì. focalizza sulla bacheca dell'insegnante, il diario del progetto o blog e come invitare e gestire i membri. Brigida vi ha già illustrata abbondantemente i due primi punti, dunque lo farò un po' più velocemente. Dunque, vedete, per arrivare al Twin Space si parte proprio dal proprio profilo, cliccando sul pulsantino progetti e si arriva, si sceglie, il progetto da illustrare, ecco qua, per esempio. Una volta dentro abbiamo, come ha detto Brigida, tutti gli strumenti a disposizione. Dunque io vi parlerò principalmente qua della bacheca dell'insegnante, che praticamente è una zona di comunicazione di servizi abbastanza veloce. Tutti quanti i docenti possono vedere i messaggi messi su questa parte. È semplice, si clicca in questa zona qua scrivendo il messaggio e si invia col posta. Ecco fatto. Molto semplice. Per quanto riguarda il blog o diario del progetto, abbiamo questi due non blog perché quando è in modalità pubblica sembra proprio un blog. E diario del progetto, perché come ve l'ha detto Brigida, in questa parte è la vetrina del nostro progetto e ci mettiamo essenzialmente gli argomenti per far vedere un pochettino come sta andando il nostro progetto. Vedete, pure io ho messo delle foto di alunni di schiena per evitare di far vedere a tutto internet le facce dei miei ragazzi minorenni. Ovviamente ho anche la liberatoria delle famiglie. Anche su questo diario è molto semplice da utilizzare. C'è questa parte che permette di allegare dei documenti. Vedete, cliccando sopra mi ha permesso, scusate,
un problema. Mi ha permesso di entrare nella zona del materiale e da lì potrò scegliere immagine, video o file, non ne ho ancora, o file da caricare. Dunque è semplice, scelgo l'immagine che voglio caricare, l'ho caricato, mando, scrivo un piccolo messaggio, ecco il logo. E semplicemente clicco su posta da questa parte per mostrarla a tutti. Mi sono sbagliato, l'ho fatto due volte. Vado, ovviamente i collego, gli studenti che entreranno dopo potranno lasciare qua un commento se vogliono. Invece io l'ho mandato due volte, mi sono sbagliata e decido di cancellare. Ok? È molto semplice, ecco qua, ce l'ho una volta sola. Adesso vi vorrei. È tutto qua, insomma, è molto facile. Come ve l'ha detto Brigida, state attenta ai copyright perché questa è pubblica come pagina. Di default, non possiamo scegliere se pubblicarla o no. Adesso andrò a farvi vedere nella sezione membri. Dunque, mi sono preparato già in anticipo le pagine aperte. Su questa sezione membri, vedete, io ho invitato tutti i miei alunni. Abbiamo la possibilità in questa parte, esporta l'elenco degli alunni invitati, di avere se ci scordiamo le password, se vogliamo avere una lista di tutti i partecipanti, di fare un download cliccando qua. Mi si apre la pagina e posso, mettendo un nome, lista, progetto, ecco, e posso salvare questa lista. Ve la faccio anche vedere come appare perché è molto utile averla come promemoria perché i ragazzi si scordano le password, eccetera. Io ho messo a tutti quanti la stessa password. Ecco qua, abbiamo la lista della data in cui sono stati invitati, il nome e cognome, il nome utente e la password. È molto semplice. Questo documento lo potete tenere nelle vostre cartelle. Ok? Non vedo le domande, ma Giulia interrompimi se pensi che devo approfondire. Allora, adesso andiamo a vedere come, vedete su questa parte qua, invita utenti, come invitare gli altri utenti. Allora, abbiamo la possibilità di invitare l'insegnante, gli alunni e i visitatori. Per quanto riguarda gli insegnanti che sono già inseriti sulla piattaforma eTwinning, non li invitiamo dall'interno del progetto, ma dalla parte esterna. Allora, ho aperto qua la lista dei miei progetti, ve ne faccio vedere un altro perché sul progetto precedente non sono la fondatrice e non ho tutti i poteri, diciamo. Invece su questo vecchio progetto ho tutti i poteri, come vedete, su questa lista qua sotto possiamo, abbiamo la possibilità di, vedete qua, gestisci partner. E dunque, a partire da qua, cliccando su questo piccolo pulsante, vedo i partecipanti al mio progetto, tutti quelli che ci stanno, e potrei anche invitare qualcuno di nuovo. Ecco, dunque semplicemente a partire dalla pagina praticamente dei progetti, vado a cercare il mio progetto, vedete questi qua non sono fondatrice e non ho tutti i poteri. Invece quell'altro che vi ho fatto vedere qua sono fondatrice e ho tutti i poteri. Ok, spero che su questa parte sono stata chiara. Invece, facciamo prima gli alunni, poi mi dirai tu, Giulia, se sono troppo lunga e
che devo chiudere. Dunque, alunni, Sì, voglio hai fatto invitare. che è importante. Grazie. Allora, alunni, ho un alunno che voglio registrare. Avete visto che cazzo sul pulsantino alunni e scrivo il nome, io scrivo il nome della mia scuola perché non c'ho fantasia, Ignazio Vian, ok, e posso ovviamente qua, cliccando sotto, invitare più persone, tutta la classe praticamente, ok? Oggi faccio vedere solamente uno, verifico. Non corrisponde a un account studente. Dunque, Allora, Françoise, nella colonna di sinistra sì, avrai la seconda possibilità probabilmente di l'ho già usata reinserire. come account. Sì, mi sono sbagliata la Allora, colonna. lì E sì, quelli che hanno già un account esistente, questi. E questo sono i nuovi alunni. Sì, non mi nuovi ricordavo se alunni. l'avevo già usato come utente già Ok. questo nome, perché nome, cognome e verifico quasi. Ok? Qua mi dà sotto, mi dà. Infatti l'avevo già usato, vedi, ignazovian.2, perché l'avevo già usato. E comunque se è un nome già esistente, aggiunge un numeretto dietro al nome e il cognome. Ok? E state attenti perché molto spesso non si inserisce la password e poi il sistema genera password terribile, incomprensibile, che i ragazzi scornano, e allora io ho deciso proprio di mettere sempre una password per tutte, poi se ci sono problemi, generalmente non c'ho mai problemi, se ci sono problemi poi la cambio quando serve. Attenzione, all'ultimo passaggio è questo, il ruolo, nel senso che posso decidere se rendere un alunno amministratore o semplicemente un membro. Membro praticamente potrà usare il forum, i diversi strumenti senza poter modificare niente. Invece se lo nomino amministratore potrà in determinati casi amministrare le pagine, per esempio. Faccio il mio progetto. Ho deciso di fare amministrare ogni gruppo di lavoro degli studenti hanno una pagina che possono modificare come vogliono. Ecco, alla fine, quando ho deciso membro o amministratore, confermo e è fatto. Alunno invitato. Ok? Adesso posso andare nei membri, controllare, fare la ricerca. Ignazio è stato invitato e lo vedo qua, eccolo qua. Mi sono sbagliata, ho fatto un errore nel nome, decido che, vedete qua, posso anche modificare la sua password e posso anche eliminare questa persona perché mi sono sbagliato, c'è un errore, e lo cancello. Ecco qua. Vogliamo far vedere anche come invitare invita utente, invita allora. Per quanto riguarda gli insegnanti, qua sono quelli che non sono sulla piattaforma eTwinning e ve l'aveva già detto Giulia, sono quegli insegnanti che fanno parte di eTwinning Plus. Dunque qua semplicemente si sceglie la nazione, per
Per esempio, e si mette semplicemente la mail. Ho avuto l'occasione di lavorare con una collega di Taiwan e l'ho invitata in questo modo. Invece, l'ultimo sono i visitatori. Per i visitatori abbiamo la possibilità di invitarli come uno studente, semplicemente mettendo il nome e poi faranno la stessa cosa degli studenti. Mi sembra che ho finito di dire tutto quel che volevo dire, ma vi volevo dire un'altra cosa che non abbiamo detto. Quando state sulla pagina del blog, state attenti, avete qua una dichiarazione di esclusione di responsabilità di European School Net. Significa che loro si tolgono la responsabilità di tutto quello che potete mettere su questa pagina. Avete anche qua l'aiuto. Quell'aiuto è praticamente vi rimanda a una pagina dove potrete avere tutte le informazioni per vedere di risolvere qualsiasi problema che voi state affrontando. Ecco, ho fatto il giro di quel che dovevo dire, mi sembra. Controllo un po' i miei appunti. No, mi sono scordata di dirvi che i ruoli sono per i docenti, docente membro, docente amministratore, alunno membro e alunno amministratore, questo ve l'avevo detto, e visitatore. Ovviamente il fondatore ha tutti i poteri, nel senso che può cacciare via tutti quanti e fare tutto praticamente. Vi volevo anche dire. Sì, che mi rendo disponibile se volete, avete bisogno domani pomeriggio di chiarimento, un'oretta, se nella chat mi mostrate il desiderio di un incontro, perché Giulia non avevi detto che potevamo anche fare qualche incontro così sui Twinning Life informale? Sì, Dunque, allora c'è mi rendo. questa possibilità di organizzare un evento live se voi ambasciatori siete disponibili. Un evento è già stato svolto un paio di giorni fa dall'ambasciatore Ruffino e puoi quindi organizzarne tranquillamente uno e quindi creare l'evento live nel gruppo del corso e chiedere a noi di pubblicizzarlo nella bacheca del corso, del gruppo, oppure puoi tu stessa scrivere un messaggio. Quindi se ti rendi disponibile sono sicura che tanti docenti ti seguiranno. Adesso vedo che Sì, Elena Persi è già pronta. se Françoise, loro grazie. nella chat mi indicano che hanno bisogno, alla fine magari possiamo organizzare qualcosa. Aspetto i vostri riscontri. Grazie Se Françoise. avete domande, se no passiamo la parola a Elena. Ciao Elena. Elena, Ciao, sì, ciao. sono già un po' in ritardo. Grazie a tutte. Buonasera a No, io. tutti. Ciao a tutti, io sono Elena Pezzi, grazie Françoise, non la volevo mica cacciare via dal webinar, ma volevo intanto mettermi avanti con la condivisione se per caso prendeva un po' di tempo. Quindi ringrazio Françoise e tutte quelle che mi hanno preceduto. Vorrei ricordare che oggi, giorno della donna, siamo in stragrandissima maggioranza donne sia nella conduzione del webinar che nello seguire il webinar stesso. Quindi insomma salutiamo i pochi uomini che sono tra noi. Bene, allora direi che andiamo subito sul tema che tocca a me, ovvero quello di gestire le pagine e vedere un pochino come si possono creare, organizzare le pagine, condividere i materiali e incorporare i contenuti esterni. Queste sono i vari temi che cercherò di illustrarvi questo pomeriggio. Allora, intanto, come vedete,
Sono sul mio desktop live e, come chiedeva qualcuno prima in chat, io posso entrare su un TwinSpace ovviamente solo nel momento in cui ne faccio parte, per cui o sono fondatore di un progetto insieme ad un altro collega, come vi ha fatto vedere Brigida, o sono stato invitato ad entrare nel progetto. Come ad esempio ci ha fatto vedere Françoise, se qualcuno mi ha invitato come visitatore, oppure dopo che due partner hanno fondato il progetto, vengo invitato come docente, amministratore. Cercate sempre, se entrate in maniera attiva in un progetto, di far sì che il partner che vi invita vi dia subito lo status di amministratore, perché, come vi diceva Françoise, se non si è docente amministratore, ci sono alcune cose che non si possono fare e dunque è buona cosa, utile far sì che, anche se non sono fondatore di progetto, io venga invitata come docente amministratore. Bene, una volta che sono dentro al progetto, vado nel mio TwinSpace. Ognuna cioè chi mi ha preceduto vi ha fatto vedere ognuna un suo TwinSpace, io vi faccio vedere il TwinSpace Training Emilia Romagna. Mi sono dimenticata di dirvi che io sono ambasciatrice in Emilia Romagna, così lo capite subito da questa schermata, e anni fa avevamo creato questo TwinSpace di prova per far sì che i docenti come voi alle prime armi che venivano ai nostri corsi di formazione potessero esercitarsi su un vero TwinSpace in attesa di avere un loro TwinSpace su cui fare tutte le attività che pensano per il proprio progetto. Allora, andiamo subito al punto. Quando il TwinSpace viene regalato, diciamo così, dall'unità nazionale, è assolutamente vuoto. Assolutamente vuoto, quindi non ci sono immagini, non c'è il logo, non c'è niente, c'è semplicemente il titolo, la breve descrizione del progetto e queste voci qui, queste sezioni qui sono tutte completamente vuote. Che cosa succede? Cominciamo a popolare il TwinSpace e il TwinSpace si popola costruendo e aprendo le pagine. Vedete che qui su ci sono le varie sezioni del TwinSpace. Brigida vi ha già fatto vedere alcune sezioni. Clicchiamo sulla sezione pagine. Sulla sezione pagine, voi vedete che qui c'è una lista di pagine già create. Ad esempio, questa prima pagina degli esercizi, ne approfitto per dare tributo a Françoise, che è stata una grande inventrice di esercizi da svolgere in piattaforma, e tutte noi ci siamo ispirate e abbeverate alla sua capacità di creare attività di esercitazione. Le pagine appunto vanno create e popolate dai partecipanti al progetto. Cosa succede? Chi può creare le pagine? Allora, le pagine possono essere create dai docenti. In questo caso, sia che uno sia docente amministratore o docente membro semplice, può creare una pagina. Come si fa a creare una pagina? Beh, è semplice, lo vedete, in fondo alla colonna, alla sezione pagine, c'è scritto crea una pagina. Clicco su crea una pagina e mi compare questo box. Questo box mi dà una serie di informazioni. Innanzitutto, box a sinistra, pagine, rendi la nuova pagina sotto pagina di. Me lo dice perché io ho già delle pagine create e quindi mi dà la possibilità, come in un qualsiasi sito web, di creare come una struttura d'albero. Se io voglio mantenere abbastanza pulito pulita la mia sezione, il box principale, creerò una serie di pagine e in seguito
sotto a pagine principali, diciamo così, posso creare una sottopagina. Facciamo invece che io decido di creare una pagina a sé stante. Scrivo il nome della pagina e la chiamo Webinar Corso Online 2018. Ricordatevi che poi tutto può essere modificato, In una pagina si può veramente fare qualsiasi tipo di modifica. Bene, creo la pagina Webinar Corso Online, mi chiede chi può vedere questa pagina e a questo punto io ho tre scelte. La prima scelta, che è quella di default, solo io e gli amministratori, farà sì che la mia pagina rimanga in stato di bozza, cioè sarà visibile appunto solo a chi l'ha creata e agli amministratori di progetto. I membri di progetto, quindi gli studenti e gli altri docenti membri, finché io non sblocco questa pagina, non la possono vedere. L'opzione che normalmente si preferisce è quella di mezzo, cioè membri del Green Space. In questo modo la pagina resta privata all'interno del Green Space, quindi solo chi fa parte del Green Space, i membri del Green Space possono vedere la pagina, ma è sufficientemente aperta in modo tale che tutti quanti i partecipanti al progetto la possano vedere. Se io decido di dire che tutti su internet possono vedere questa pagina, di nuovo, come vi ricordava Françoise, dobbiamo dichiarare che i contenuti che noi abbiamo caricato sul Twin Space, su questa pagina, sono contenuti o nostri o di cui noi abbiamo acquisito in qualche modo la proprietà o il diritto a pubblicare. E quindi se io metto sì, accetto che questa pagina venga pubblicata su internet, a questo punto chiunque può vedere questa pagina e i contenuti che sono contenuti e che sono presenti in questa pagina. Di nuovo, anch'io vi esorto a tenere in grande considerazione la questione della privacy. Se non siamo certi di avere la liberatoria alla pubblicazione delle immagini e dei video dei nostri studenti, non rendiamola pubblica su internet. Se ci sono dei materiali, delle immagini di cui noi non abbiamo il copyright, non la renderemo pubblica su internet. Viceversa, se è una pagina in cui c'è una parte importante del progetto, ci sono dei risultati e sono pagine che noi sappiamo di poter rendere pubbliche, è consigliabile renderla pubblica, soprattutto poi anche in vista di un'eventuale candidatura a certificato di qualità, eccetera, ma anche semplicemente perché questa pagina possa essere vista da genitori, da altri colleghi, dal dirigente. Diciamo, l'idea di rendere pubblica la pagina su internet è quella di dare il maggior spazio, la maggior visibilità possibile ai contenuti che sono presenti in questa pagina. Ugualmente, l'altra linguetta si può modificare, vedete che di default gli insegnanti e gli amministratori possono modificare, posso decidere che per alcune pagine, ad esempio, anche gli alunni possano scrivere, gli alunni amministratori, i visitatori e così via. Una volta che ho deciso le mie impostazioni, comincio a scrivere qualcosa nella pagina. Come vedete, è una pagina molto semplice, con degli editor di testo molto, molto stringati, basilari, non è che ci possiamo fare sopra dei grandi svolazzi, ma sono assolutamente funzionali, cioè quello che ci serve qui c'è. Come vedete, quindi posso cambiare il testo, evidenziarlo, posso inserire una tabella, ad esempio, di, scusate, io insegno spagnolo per cui ho tutte le mie interfacce in spagnolo, inserisco una tabella, posso a questo punto cominciare ad arricchire la pagina con altri contenuti. Come vedete, a fianco dell'icona della tabella c'è la solita icona, il solito disegno che permette di inserire un link e quindi io posso
inserire un link direttamente, ad esempio, che ne so, posso metterci il link a Wikipedia e in questo modo mi viene il link diretto a Wikipedia. Sapete che posso anche fare in maniera un po' più carina, selezionare la parola, mettere il link, qui riporto l'indirizzo, posso decidere di aprirlo in una pagina nuova, ma insomma io non starei qui ad entrare troppo nel dettaglio di come fare le rifiniture, ma ad esempio posso decidere che cliccando su questo link mi si apra una pagina nuova. A questo punto, come vedete, ho cominciato a mettere cose, tra virgolette, dentro alla mia pagina, posso quindi mettere dei link, posso anche caricare dei materiali. Allora, qui attenzione tutti quanti, perché questo è diciamo così, un passaggio che nelle prime occasioni può forse creare qualche problema. Se io voglio caricare un file, un'immagine, un video, devo cliccare su questa clip che è l'icona solita del caricamento dei materiali, ma devo essere prima sicura che il materiale che io voglio caricare nella mia pagina sia già presente nella sezione materiali. Quindi, se io non ho caricato preventivamente il materiale in questa sezione, cosa faccio? Sospendo un attimo il mio lavoro, mi ricordo di salvare la pagina, se no perdo tutto il mio lavoro. La mia pagina, come vedete, è creata. Dove viene sistemata? Viene sistemata giù in fondo, perché viene rispettato l'ordine cronologico di creazione delle pagine. Se io voglio modificare la posizione della mia pagina perché durante lo svolgimento del progetto penso che in realtà la pagina stia meglio in un altro punto della lista, io posso cliccare su Cambia l'ordine, vado, questo è un TwinSpace molto popolato e quindi devo andare parecchio giù, mi prendo questa pagina e col sistema di acchiappa e trascina vado a portare la pagina dove mi interessa. Come vedete, qua ci sono un sacco di pagine e sottopagine, così intanto vedete come funziona la questione delle pagine e delle sottopagine, e decido di mettere il webinar corso online lassù in cima. Attenzione, ricordiamoci sempre che non basta fare questa cosa, torno giù in fondo e salvo. Se non salvo, ho fatto questo trascinamento in maniera inutile. Bene, allora vi dicevo, salvo la pagina e vado a caricare il materiale che mi serve e che allegherò successivamente alla pagina. Vado nella sezione materiali e, come vedete, la sezione materiali si compone di tre sezioni, sottosezioni. La prima sezione che si apre di default è quella delle immagini, quindi foto. Posso organizzarla in album per averla più ordinata e posso caricare qui un'immagine. Come si carica un'immagine? Nella maniera più ovvia di questo mondo. Si carica dal proprio computer, per cui mi vado a prendere un'immagine da qualche parte. Ad esempio un'immagine dalla mia cartella eTwinning e carico una foto di gruppo dei miei studenti quando abbiamo celebrato il compleanno di eTwinning. Foto pesante per cui ci metto un pochino di tempo. Ecco, a questo proposito, ricordatevi che c'è un limite di pesantezza delle immagini. Adesso io mi sbaglio sempre, non mi ricordo mai se è 2
o 5 mega. Comunque c'è un limite. Quando ho caricato la mia immagine, ecco 2, perfetto. Quando ho caricato la mia immagine, questa mi compare nella lista dei materiali. E posso, se voglio, aggiungerla all'album, modificarla, eccetera, eccetera, ma sono pronta a questo punto per caricarla nella pagina. Adesso vi farò vedere. Già che siamo nella sezione materiali, vi dico anche video. Video, io posso aggiungere dei video e se vedete, i video che io posso aggiungere sono in realtà dei link a dei video già preesistenti, già precaricati da qualche parte, per il motivo di cui vi parlavo prima, cioè il fatto che la piattaforma non può accettare dei documenti, dei file più pesanti di una certa quantità. I video, essendo molto pesanti, li dobbiamo prima caricare da qualche altra parte e poi linkarli qui. Come vedete, la piattaforma supporta YouTube, Vimeo, Dailymotion. Qualcuno prima in chat diceva, ma insomma i video caricati da qualche altra parte, nella mia esperienza quello che noi facciamo è quello di caricare il video. La nostra scuola, ad esempio, ha un account Google Suite for Education, oppure si può creare un account Gmail per il progetto, un account comune Gmail, e caricare i video sul canale YouTube dell'account nella modalità non elencato. In questo modo il video è visibile all'interno del QueenSpace, è visibile da parte di chi ha il link, ma non è ricercabile attraverso il motore di ricerca. Questo è un modo per proteggere ulteriormente il prodotto, il video stesso. Vimeo ha la possibilità di mettere una password alla visione del video, quindi decidendolo con i partner si decide qual è il modo più opportuno per caricare il video. Vi ricordo anche che ci sono alcuni paesi che non permettono l'uso di YouTube a scuola, quindi piuttosto preferire caricare il video su qualche altro canale che non sia YouTube. Quindi questo è File, terza sezione, uguale alla sezione immagini, semplicemente qui posso caricare documenti, PDF, presentazioni PowerPoint, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che non è immagine o video. Carico quindi qui il mio materiale, torno nella pagina, torno a prendere la mia pagina del corso online. Come vedete, essendo io amministratore e docente, posso modificare la pagina. Gli studenti non avranno questa possibilità a meno che io non gliela dia specificamente nelle varie pagine su cui lavoriamo. Clicco su Modifica la pagina. E a questo punto mi metto qui e vado a caricare la foto, che sarà ovviamente in fondo, perché anche qui in questo caso carica in ordine cronologico. Prendo la foto dei miei studenti e la carico. Cosa succede? Che mi viene la foto sparata, perché la foto ha le sue dimensioni. Nessun problema, clicco su con il destro, col tasto destro del mouse, clicco su proprietà delle immagini, gli do una dimensione accettabile, la larghezza normalmente per una pagina del QueenSpace 800 va benone, l'altezza ci pensa lui a sistemarla, clicco ok ed ecco l'immagine dei miei bei ragazzini che hanno festeggiato il compleanno di eTwinning. Posso fare la stessa cosa, come vi dicevo, con un documento. Ad esempio, se carichiamo, vogliamo caricare un file, vado sempre nella sezione materiali e pesco questo file che è una presentazione PowerPoint. Come vedete, viene semplicemente l'icona. Quindi salvo, e chi è
interessato a vedere questo documento dovrà cliccarci sopra e gli si aprirà, chiederà di salvarlo, gli si aprirà in una nuova pagina. Cosa succede se invece, che è molto carino anche visivamente come aspetto della pagina, cosa succede se io voglio incorporare un elemento multimediale? Con elemento multimediale io penso a strumenti come Padlet o tutti quegli strumenti che possono essere incorporati o embeddati, come si suol dire col termine inglese, a partire da un codice iframe, iframe. Andiamo a vedere come posso fare per embeddare un contenuto. Allora, clicco di nuovo su Modifica la pagina. Vado dove desidero incorporare il contenuto e a questo punto attenzione perché comincio a operare come un vero programmatore informatico, no, scherzo. Però insomma bisogna fare attenzione a alcune cose. Clicco su questa icona che in un linguaggio che non sia spagnolo è il codice HTML o sorgente HTML e mi compare questa interfaccia che è l'interfaccia appunto di programmazione della pagina. A me non interessa sapere programmare la pagina, quello che mi interessa è che io voglio mettere la mia pagina qui giù in fondo. Mi sistemo con il mouse qui e poi vado a cercare il codice, a prendere il codice dell'elemento multimediale che voglio incorporare. Facciamo conto che io voglia incorporare un Padlet, perché in questo modo poi i ragazzi ci possono andare a scrivere sopra. Bene, cosa faccio? Prendo questo Padlet. Un Padlet di presentazione, vado nell'elemento multimediale, dovrò sapere quale è la zona in cui posso andare a prendere il codice e il codice embed è quello che è caratterizzato dal segno di minore e maggiore. Quindi clicco qui e mi compare tutta questa roba. Pazienza, non mi chiedo che cosa sia tutta questa sfilza di codici, lo copio, lui mi dice che l'ha copiato, torno dentro alla mia pagina, lo incollo, CTRL V, riclicco sul bottone sorgente e a questo punto qui in fondo la macchina mi ha incollato, mi ha incorporato il contenuto multimediale. Qual è la comodità? Che se io incorporo, ad esempio, un Padlet, non ho bisogno di autorizzare i ragazzi ricordatevi sempre, salviamo, non ho bisogno di autorizzare i ragazzi a pubblicare dentro alla pagina, che magari qualcuno fa anche un po' di pasticci. Possono scrivere direttamente su questa bacheca e aggiungere il loro pensiero, la loro idea, possono aggiungere un ulteriore elemento multimediale, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le principali funzioni della pagina del QuizSpace. Non so se ci sono altre domande o altre cose. Ecco, l'altra cosa che avevamo visto all'inizio era quella di pagine e sottopagine. Allora, il consiglio è sempre quello di mantenere una sezione pagine abbastanza snella. Questa è troppo lunga già, ma come vedete questa è una pagina, è un QuizSpace di prova, quindi adesso poi lo mettiamo a posto e lo ripuliamo. Ma l'idea è di non avere una colonna di pagine infinita. Meglio fare, ad esempio, una pagina e
delle sottopagine che si riferiscono a quel determinato argomento. Il Twin Space resta abbastanza più ordinato e ci si ritrova, ci si naviga anche con maggiore agilità. Ricordatevi sempre che potete cambiare l'ordine. Ultimissima cosa sulle pagine, poi dopo passo la parola a Emma. Ricordatevi che se vi stancate di una pagina, ad esempio, prendiamo questa pagina qui, che è chiaramente una pagina di prova, non voglio più che stia lì perché è una pagina che mi ingombra, clicco su Modifica la pagina e a questo punto qui gli dico Archivia la pagina. Archivia la pagina è un modo carino per dire fammela scomparire. In realtà la pagina non è cancellata, è veramente archiviata. Si apre una sezione in cui stanno tutte le pagine archiviate, cioè quelle che avranno un triste destino, non verranno mai più riproposte e ripubblicate, non sono cancellate. Questa è una cosa importante perché tante volte è successo nei vecchi Twin Space dove non si poteva fare questa operazione che per sbaglio qualcuno cancellasse la pagina e si perdeva magari un mese di lavoro. Ecco, qui non si cancella niente, si archivia e se c'è bisogno, se è successo un pasticcio, un errore, si va a recuperare dalla pagina archiviata. Quindi, insomma, diciamo che fare proprio dei danni clamorosi su questo Twin Space non è semplicissimo, bisogna proprio impegnarsi con grande determinazione per combinare i guai. Ecco, io direi a questo punto che sì, l'idea è comunque quella, smanettate, fate prove, non succede niente di grave. Tutto è perfettibile e ricomponibile. Mi scuso se sono stata troppo lenta, mi sono dilungata troppo. Lascio, se ci sono domande, se no, lascio la parola a Emma che vi dirà di tutto e di più sul tema a lei di competenza. Grazie mille a tutti, eh. Grazie Elena. Prima che prenda la parola Emma, volevo tranquillizzare i tanti che continuano a scrivere preoccupati nella chat. Ovviamente vi stiamo dando un sacco di informazioni, vi stiamo facendo vedere un sacco di strumenti. Non abbiate paura, qui dobbiamo andare un po' veloce ovviamente e condensare tutti gli argomenti, ma avrete tempo per rivedere la registrazione del webinar, per consultare i materiali che, come dicevo all'inizio, sono già visibili, disponibili nel gruppo del corso. Ci sono i tutorial, ci sono appunto le pagine, del gruppo, ci sono le pagine del gruppo in cui potete esercitarvi. Facendo tutte quelle cose che Elena vi ha mostrato. E soprattutto ci sono i forum e ci siamo noi dell'Unità Nazionale e gli ambasciatori pronti a rispondervi e a darvi supporto. Quindi non preoccupatevi. Prego Emma. Emma, non so se hai attivato il Mi microfono, ma non riusciamo sentite a ora? sentire. Mi sentite? Adesso Ok, sì. perfetto. Riuscite a vedere bene il mio schermo? L'ho condiviso? Vediamo anche lo schermo, sì. Ok, perfetto. Allora, intanto ciao a tutti. Io sono ambasciatrice per l'Emilia-Romagna, sono insieme a Elena Pezzi e ad altri cavalieri, i Twinning. E volevo solo dire, ricordare ai colleghi che si sentono un pochino così impauriti, cioè, questa è una fase che abbiamo passato tutti. Io personalmente quando ho iniziato i Twinning sapevo fare a malapena il copia e incolla e devo dire che
ho imparato tantissimo proprio dai miei colleghi, lavorando su vari progetti, incontrando tante persone online nei vari eventi che anche vengono organizzati dai Twinning. E volevo dire anche alle persone che sono collegate che possono tranquillamente anche contattarci. Noi cerchiamo sempre anche di rispondere alle persone che ci contattano e ci chiedono aiuto. È veramente quello che vi sto dicendo, ve lo dico proprio con grande, grande sincerità, proprio perché veramente la parola d'ordine di Twinning è share, condividi, e quindi noi cerchiamo comunque di essere disponibili e di aiutare, anche solo per far coraggio a chi si sente in certi momenti demoralizzato. Detto ciò, passo alla parte che mi compete, la parte che è stata affidata a me è la parte della comunicazione all'interno del Twin Space. Vedete che abbiamo il forum, ma abbiamo anche la parte live. Il forum, ve lo faccio subito vedere, nel forum si interagisce con i ragazzi. È necessario che i ragazzi che devono scrivere nel forum abbiano ottenuto lo status di pupils administrators, cioè di studenti amministratori, altrimenti non riescono a scrivere. Il forum di Twinning funziona esattamente come tutti gli altri forum, cioè si preme sul pulsante aggiungi forum, devo dare un titolo e una descrizione di quello che è l'argomento che vogliamo trattare e poi cliccare su save. E gli alunni che entrano successivamente vanno a interagire sul thread creato dai docenti e inseriscono i loro commenti, come si inseriscono esattamente su un qualunque forum. Qui vi faccio vedere, per esempio, che il nostro thread, l'indicazione che avevamo dato noi ragazzi era quella di postare le loro idee per scrivere la storia interattiva che noi creeremo, stiamo creando, utilizzando uno strumento molto bello che si chiama CoSpaces e che serve per creare la realtà virtuale. Da quest'anno con CoSpaces si può, da pochissimo, da pochi mesi, si può lavorare in modo interattivo e quindi questa cosa ci ha interessato tantissimo per far creare una storia ai ragazzi. Ovviamente la storia non vi sto a tediare su tutto quello che c'è dietro, perché prima abbiamo lavorato sul vocabolario relativo alla città. La storia i ragazzi la devono inventare utilizzando delle parti della propria città, quindi della città italiana e della città tedesca, creando dei personaggi che fanno da fil rouge all'interno delle varie stanze di questa storia. Quindi per ottenere questa storia noi avevamo bisogno di lavorare prima sulle idee, idee di gruppi che sono misti, perché noi lavoriamo sempre con gruppi misti. Si possono creare i gruppi misti in molti modi. Uno dei modi potrebbe essere anche semplicemente utilizzare il Padlet che vi ha fatto vedere prima Elena per chiedere ai ragazzi qual è la loro sfera di interesse. Molte volte abbiamo fatto così, oppure anche semplicemente decidendo di tirare a sorte o anche dentro la chat chiedendo ai ragazzi gli argomenti che a loro interessano di più. Dopo vi farò vedere anche come funziona la chat. Vedete che qui ci sono i commenti, i contributi creati dai ragazzi. Se io vado a cliccare su, io vedo quello che i ragazzi hanno scritto e posso anche interagire commentando e rispondendo. Anche i ragazzi degli altri gruppi possono interagire e commentare, sempre fermo restando il discorso che per poter interagire i ragazzi devono avere lo status di amministratori. Come fanno ad avere lo status di amministratori? Ve l'ha fatto vedere prima la collega François. Quando io iscrivo i ragazzi, perché i ragazzi li iscriviamo noi, decido, c'è una tendina di dialogo, ve la faccio vedere, una finestrella, dove io vado a vedere se il ragazzo è un semplice pupil o un pupil administrator. Io posso creare, a seconda del tipo di attività che decido di fare, posso creare per ogni attività un amministratore e non è detto che questo ragazzo rimanga amministratore per tutto il progetto. Anzi,
Dipende dall'età dei ragazzi che avete, però onde evitare che succedano quelle cose che ha detto anche prima Elena, cioè che si creino dei pasticci, che qualcuno entri sulla pagina e cancelli magari il lavoro degli altri, perché la pagina non si può cancellare, ma il lavoro degli altri, ahimè, sì, se si sbaglia. Secondo me, per quello che è stata la mia esperienza, è necessario dare lo status di amministratore in quel momento a poche persone o qualche volta eccezionalmente anche a tutti i ragazzi, ma questo status si può cambiare di volta in volta per dare a ogni ragazzo la gratificazione di poter lavorare a turno, cambiando le cose, interagendo e così via. Il forum funziona con modalità interattiva, diciamo trasposta, perché non sempre tutti i ragazzi sono online. Si può anche decidere di darsi degli appuntamenti online per essere tutti presenti per interagire sul forum. Oppure i ragazzi possono interagire in differita andando a controllare quello che è stato postato e quello che i colleghi hanno detto. È molto utile il forum per scambiare idee, sia per programmare, ma anche per commentare quello che è stato fatto, per commentare quello che è stato fatto ed eventualmente decidere di modificare, apportare delle modifiche. È un momento molto importante, lì poi sta al docente la gestione del forum a seconda dell'età dei partecipanti. Io per esempio sono coinvolta anche nel progetto di cui vi parlava prima Brigida. È chiaro che se ci sono dei bambini più piccoli, il forum può essere uno strumento da utilizzare con cautela, ma con i ragazzi più grandi, come per esempio le classi anche con cui sto lavorando al progetto che vedete, si dà ampio spazio ai ragazzi. Ci sono domande per quello che riguarda il forum? Giulia? Mi dai un cenno? Credo che tu possa andare avanti, Ok. tanto come detto la registrazione sarà disponibile, le domande sono ovviamente tantissime, ma cerchiamo di andare avanti e non ti Benissimo, preoccupare. grazie. Benissimo, vado avanti. In ogni caso, come vi dicevo, potete anche contattarci. Un altro strumento, una cosa che vi dovevo dire, il forum non è pubblicabile, nel senso che non è visibile dall'esterno. Come le pagine invece possono essere rese visibili, il forum non può essere reso visibile dall'esterno. Questa è una parte che resta visibile solo all'agenzia, se si rende visitor, se lo si condivide, ma non può essere pubblicato, non può essere reso visibile. Un'altra parte molto importante del nostro progetto è la parte che voi vedete che si chiama live. Nella live, noi abbiamo due possibilità. Adesso ve le faccio vedere tutte e due. Una è la semplice chat e io cliccando questa, la parte della chat è immediatamente visibile anche a tutti gli altri membri, quindi gli studenti la vedono. Gli studenti non vedono il live, la parte live, vedete c'è scritto Create Live Event, è visibile solo al docente o ai docenti. Questo serve per creare la video chat. Prima però vi parlo della chat normale, la chat, vedete, basta cliccare sul pulsante e si entra nella chat. È un momento molto importante anche questo di condivisione di pensiero, di confronto. La chat può essere fatta con tutti i membri del progetto oppure per sottogruppi e normalmente io con la mia collega o altri colleghi con i quali condivido dei progetti abbiamo dei ragazzini abbastanza grandi, vanno dai 15 fino ai 19 a volte, quindi riusciamo a fare anche delle chat di sottogruppi. Garantendo, cioè ogni gruppo di lavoro si programma per la propria chat, ma garantiamo sempre la presenza di almeno un docente che controlli, che aiuti i ragazzi. La chat rimane registrata
in memoria di default per 3 mesi. Quindi, raga, anche questo è un momento educativo molto importante. I ragazzi devono capire che esiste una netiquette, esiste un codice di comportamento al quale tutti devono attenersi, quindi non si dicono stupidaggini, si può ridere, scherzare, si può fare la battuta, non si dicono parolacce, ci si comporta in modo educato e si rispetta il turno di parola. All'inizio sono i docenti, questo vi dico come facciamo noi, all'inizio sono i docenti che gestiscono le prime chat per familiarizzare i ragazzi con questo strumento, ma poi se i ragazzi sono abbastanza grandi, diventano sempre più autonomi e si cede a loro il ruolo di moderatori della chat. È molto importante anche questo momento perché i ragazzi, perlomeno nei progetti che gestiamo fino adesso, che abbiamo gestito finora, ai ragazzi è sempre stato detto non preoccupatevi se sbagliate parlando. I vostri compagni madrelingua della lingua che noi stiamo, sulla quale noi stiamo lavorando, che è per esempio per me il tedesco o l'italiano per i tedeschi, i ragazzi si gestiscono e si correggono a vicenda in modo che i docenti scompaiono, per così dire, e sicuramente non giudicano. A volte usiamo la lingua ponte dell'inglese, se non tutti si sentono abbastanza fluenti o nell'italiano o nel tedesco, come a volte ci capita, e usiamo una lingua ponte che nella maggior parte dei casi può essere l'inglese. Anche qui c'è la possibilità di fare il download della chat, si ricava un documento Excel e lo si può naturalmente salvare, perché la chat dopo 3 mesi altrimenti sparisce, quella che viene salvata dall'Agenzia Nazionale sparisce, ma noi normalmente ci salviamo tutte le chat e creiamo un folder, una cartella dove la chat è sempre disponibile magari per le persone che non sono potute essere in chat o per ricontrollare quello che è stato detto. La chat per noi è un momento, come vi dicevo prima, molto importante, dove si prendono anche decisioni riguardo ai vari step di lavoro. I ragazzi vengono condivisi, vengono, scusate, sempre più resi responsabili della gestione del proprio lavoro. Sia nella chat in plenum che anche nella chat di gruppo. E per questo è molto importante che le chat vengano salvate. Noi abbiamo sempre una chat sia con i genitori delle varie nazionalità e quindi siccome all'interno del nostro progetto noi prevediamo, perlomeno di questo che vi sto facendo vedere, anche uno scambio in persona tra le nostre due scuole, quando i ragazzi tedeschi sono nella nostra scuola, attiviamo una chat con i genitori tedeschi perché anche loro possano condividere le nostre esperienze e viceversa, quando noi siamo in Germania, attiviamo una chat con i genitori italiani. Ormai sono anni che lo facciamo e siamo molto contenti di questa cosa perché i genitori, oltre a essere dentro il progetto come visitors, però riescono comunque a essere attivi. Cerchiamo sempre di coinvolgerli attivamente in tutte le fasi dei nostri progetti, anche facendoli partecipare alla chat. E come vi dicevo, le chat vengono salvate. Torno indietro per farvi vedere l'altra possibilità che abbiamo, che è il live event. Io qui vi faccio vedere un live event che io ho creato per una video chat diciamo, di ripasso anche dello strumento CoSpaces. Questo è molto importante perché la video chat funziona come un evento live di quelli che si trovano fuori nel desktop e quindi io posso condividere il mio schermo, far vedere ai ragazzi determinate cose, posso far vedere di nuovo come funziona per rinfrescare l'utilizzo dello strumento CoSpaces e delle parti di coding dello strumento. Qui ho scritto che in questo evento noi condivideremo le nostre idee sulle varie fasi, le ulteriori fasi del lavoro con CoSpaces e raccoglieremo le idee di tutti. In questo momento è importante avere la presenza dello schermo condivisibile per poter controllare
il nostro strumento CoSpaces che poi condivideremo col codice embed sulla pagina eTwinning dedicata proprio alla storia interattiva quando sarà il momento e poi lo pubblicheremo. L'unica cosa che vi devo dire che è per un certo verso negativa della video chat è che questa, al contrario dell'evento live fuori nel desktop, non può essere registrata, però si può ovviare con uno strumento che voi vedete che io ho qua in alto, che si chiama Screencastify, è gratuito anche questo, lo posso scaricare dal web store di Google e tramite questo strumento io riesco a registrare il mio desktop. L'unica cosa è che la versione free mi consente di registrare solo 10-15 minuti e poi si stacca, ma io posso decidere di registrare solo le fasi più importanti e poi renderle disponibili sempre, come diceva Elena, attraverso il canale di progetto YouTube che noi attiviamo sempre per caricare lì tutti i nostri filmati in modo che rimangano a disposizione solo del progetto e resi condivisibili all'interno del progetto, poi si deciderà quelli che vorremmo rendere visibili. Lasciandoli non in elenco, nessuno li trova. È chiaro che se dopo io pubblico la pagina, il filmato che sarà su quella pagina lì sarà pubblico e quindi lì dovrò pensare attentamente quali filmati condividere e se ho la liberatoria per tutte le persone che compaiono o no nel filmato. I ragazzi non vedono, quello che vi dicevo prima, i ragazzi non vedono entrando nello spazio live. L'evento live, la video chat, se non nel momento preciso in cui la video chat parte, cioè per l'orario stabilito, vedete io ho stabilito le 19:30, i ragazzi troveranno il pulsante per aderire alla video chat. Io credo con questo di avervi detto un po' tutto, passo la parola a Giulia, se ci sono domande. Posso Sì, rispondere alle varie domande. grazie mille anche a te. Per le domande, lo dicevamo prima, rimandiamo tutto ai forum del gruppo. Adesso passerei subito la parola a Giusy Gualtieri, che ci darà qualche spunto sulla progettazione e qualche consiglio sulla collaborazione. Grazie, Giusy. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate forte e chiaro. Sentiamo, sì, e Oh. riusciamo a vedere la presentazione. Come? Io non Dico, sento, Giulia. ti sentiamo, noi ti sentiamo e riusciamo a vedere anche la presentazione. Ok, visto che Perfetto. abbiamo poco tempo, passerò dalle slide alla navigazione sul TeamSpace direttamente. Quindi gli spunti sono sulla progettazione e sulla collaborazione in eTwinning. Cosa dobbiamo sapere quando cominciamo a progettare un progetto eTwinning? Che abbiamo tantissima flessibilità. Possiamo scegliere qualsiasi attività, qualsiasi tema, il progetto non ha una durata prestabilita, può durare un mese se abbiamo un obiettivo didattico da sviluppare in un arco temporale abbastanza ristretto, può durare un anno, può durare anche 2 anni. Tutto questo è a discrezione nostra, anche per quanto riguarda la lingua, per chi possa sentirsi spaventato dall'iniziare un progetto in lingua inglese, noi possiamo benissimo svolgere un progetto anche internazionale volendo in lingua italiana. Non ci sono scadenze, non ci sono vincoli burocratici. Come abbiamo visto, abbiamo a disposizione una vera e propria classe virtuale, che è il TwinSpace, all'interno del quale abbiamo la possibilità di trasferire virtualmente tutto quello che facciamo in classe. E sempre nel TwinSpace noi abbiamo a disposizione tantissimi strumenti
ITC, tra cui anche la videoconferenza integrata di cui vi ha parlato Emma prima. E per tranquillizzarvi, ho aperto una pagina del primo progetto che ho fatto per mostrarvi come all'interno del Twin Space noi abbiamo assistenza e monitoraggio continuo. Ogni progetto, infatti, nel momento in cui viene attivato, ha anche una project card che ci permette di parlare costantemente con la nostra agenzia nazionale, cioè con Giulia, con Giacomo, con Elena, e a assillarli con tantissime domande che a rileggerle adesso mi sembravano veramente incomprensibili, no? Però, per esempio, io a Massimiliano, che adesso non c'è più, non lavora più in agenzia, chiedevo quando sarebbe meglio compilare il format per richiedere il certificato di qualità, chiedevo anche per esempio come potessi fare per invitare i miei studenti nel Twin Space. Quindi, per tranquillizzarvi rispetto a quanto dicevamo prima, il progetto eTwinning prevede un'assistenza ed un monitoraggio continuo, per cui l'agenzia nazionale è sempre pronta a spiegarci, l'help desk è sempre pronto a spiegarci anche come risolvere i problemi tecnici, visto che le risorse anche per i video tutorial sono tantissime. Il consiglio che mi sento di dare a chi volesse per la prima volta partecipare ad un progetto eTwinning è quello di non essere naturalmente il fondatore o di agganciarsi, no? Con una ricerca del progetto ad un eTwinner esperto. Io sono stata molto fortunata in questo e ho lavorato con una collega che era sia per quanto riguarda la progettazione che la strutturazione delle attività veramente molto brava. Ci aiuta anche in questo eTwinning, anche se siamo alle prime armi. Ci suggerisce nei kit, nella banca dati dei progetti, tutta una serie di buone pratiche che sono utili ispirazioni, ci fanno anche capire e vedere quanto sono straordinarie le possibilità che abbiamo sui twinning. Oltre alle idee e alle ispirazioni che ci vengono dal Twin Space, c'è anche la nostra progettazione didattica che possiamo usare. Perché tante volte, ad esempio, abbiamo voglia di fare un approfondimento in classe, io insegno storia e filosofia in un liceo dell'Umbria e sono ambasciatrice dell'Umbria, tanti approfondimenti io non posso farli in classe, ecco il Twin Space mi può dare questa possibilità di sviluppare degli approfondimenti anche in maniera interdisciplinare e poi vediamo come. E vi faccio vedere, quindi arrivata a questo punto, visto che andiamo un po' di fretta, dove poter trovare il kit dei progetti e la banca data dei progetti. Questo è il mio training live. Se voi andate sul portale, trovate in evidenza i progetti. Se voi entrate in questa sezione, trovate tutti i progetti che sono stati premiati e riconosciuti negli anni e da qui potete veramente prendere tantissima ispirazione, oppure sui kit che sono in evidenza. I kit in evidenza sono interessanti perché vi danno la possibilità di capire anche come strutturare per la prima volta una pagina del progetto. Quindi, non lo so, se andate su Cooking and Culture avete la possibilità di scaricare il kit del progetto in formato PDF, qui vedete quali sono gli argomenti afferenti a questo kit e poi avete declinati gli obiettivi, poi la procedura,
La cosa interessante della procedura, che come forse in questo progetto non c'è, e che sono inclusi molto spesso, ecco in questo no, ve ne volevo far vedere uno in cui inclusa nella procedura c'erano anche i tool da poter usare, ed è questo sul cultural heritage. Ecco, vi spiega precisamente come strutturare le attività con gli studenti, suggerendovi anche un esempio di strumento da poter utilizzare per realizzare quell'attività all'interno del progetto. E per iniziare penso che sia veramente importante questo, perché ci dà la possibilità di capire anche come strutturare il tool space. Oltre ai kit, che sono tutti da costruire, una delle cose più interessanti da fare, e che faccio sempre, soprattutto per esempio adesso che l'Agenzia Europea ha pubblicato la lista dei vincitori dei premi europei, vedere i vincitori dei premi europei. A caso ho scelto questo progetto che è di biologia, penso, scienze naturali comunque, e qui potete prendere ispirazione su come si può strutturare, pianificare un progetto, ma soprattutto su quello che si può fare con un progetto e-twinning. Questo gruppo di insegnanti ha fatto lavorare gli studenti in gruppi internazionali su varie specie animali. I ragazzi hanno svolto tantissime attività, uccelli, alberi, piante, mammiferi, addirittura anche tematiche di geologia. E per ognuna di queste attività creata sulle pagine, per cui ci sono delle task che vengono date a tutti i gruppi da sviluppare, per esempio in dei Padlet, per ciascuna di queste attività è prevista una valutazione, no? Quindi è come se all'interno del progetto noi potessimo trasportare tutta la nostra attività didattica, tutto quello che è in classe, diciamo oralmente, sul Twin Space lo scriviamo, lo strutturiamo, diamo agli studenti una serie di strumenti tecnologici, Padlet per esempio, Lancet Garden è un altro, oppure farli lavorare con delle mappe mentali per lo sviluppo degli obiettivi didattici che ci siamo prefissati. Questo per farvi vedere come prendere ispirazione. Naturalmente non ci ispiriamo solo con i kit, volendo, abbiamo i nostri libri di testo, come dicevo prima, ma ci sono anche i fatti di cronaca, le priorità della Commissione europea. Ogni anno la Commissione europea ha delle priorità e noi potremmo cimentarci, volendo, ogni anno nell'indagare le priorità della Commissione europea. In fase di progettazione. La fase di progettazione io consiglio di farla sempre all'inizio, prima ancora della ricerca di ogni partner. E progettare, pochissimo tempo per... ecco, progettare significa calendarizzare, individuare le attività e stabilire sia magari gli strumenti interattivi che gli obiettivi da raggiungere, anche in termini di produzione di documenti virtuali che restano, non lo so, una mappa concettuale piuttosto che una presentazione PowerPoint, piuttosto che un e-magazine, no? Ognuna di queste è un prodotto finale che attesta il lavoro avvenuto nel Twin Space.
Progettare le attività significa stabilire all'inizio cosa ci serve. Importante parlare, per esempio, dei calendari scolastici dei vari paesi europei e dello stesso calendario settimanale per capire poi quando incontrarci, quando poter lavorare in cooperazione sul team space. Si calendarizzano le attività, si sceglie un topic, questo per esempio era un progetto su i migranti. Io insegno filosofia ed ero partita da un saggio filosofico. E da quel saggio, a partire da quel saggio filosofico avevo costruito poi tutta una serie di attività chiedendo anche ai miei colleghi del consiglio di classe. E insieme ai colleghi del consiglio di classe ho potuto inserire all'interno del progetto anche la letteratura latina, la letteratura italiana, la geografia, naturalmente l'inglese, perché questa risulterebbe essere un'attività di CLIL vera e propria. Una volta che si struttura con tutte le attività mese per mese il progetto, arrivato a quel punto possiamo contattare il partner. Prima di passare avanti però, quello che volevo dirvi a proposito della progettazione, ecco qui arrivata ad un certo punto avremmo letto Kant insieme, la collega tedesca si sarebbe fatta aiutare dal prof di filosofia in Germania. Abbiamo letto anche articoli di giornale, insomma, tutte queste attività calendarizzate si concludono poi con la valutazione finale, che deve essere sempre presente all'interno del nostro progetto. Questo perché ci permette di capire anche, vabbè, come sempre, i progressi che fanno gli studenti. Penso che sono proprio agli sgoccioli del mio tempo. Quindi questa è la progettazione. Una volta che abbiamo finito la progettazione, stabilendo anche come valutare gli studenti, e potremo valutarli anche con delle rubrics, abbiamo la possibilità poi di condividere il nostro piano delle attività con i partner, con i partner che abbiamo scelto. Condividere con i partner. O tramite mail o tramite i live events che è possibile realizzare sull'eTwinning Live o con Google Form. Io di solito uso Google Form perché sono dei file in condivisione che si possono modificare anche in sincrono. Implementiamo il programma con i contenuti che gli altri colleghi europei vorrebbero apportare. Questa è una delle fasi più stimolanti della progettazione perché ci fa capire veramente quanto possiamo imparare dagli altri, quanto possiamo migliorare la nostra progettazione. Stabiliamo, come hanno ricordato le altre colleghe, le norme di sicurezza e anche la netiquette, quindi il comportamento che gli studenti devono avere sul TeamSpace. Sarebbe interessante anche stabilire quello che dicevo prima, un calendario scolastico. Per esempio, io ho fatto questo di recente per capire in quali ore la mattina io sono in contemporanea nelle classi con gli altri colleghi. E vedendo la Tunisia, per esempio con la collega tunisina, ho la possibilità di incontrarmi per ben 2 volte. Questo mi permette di poter. Di poter non solo comunicare, ma anche collaborare, cioè fare in modo che la mia azione didattica si completi necessariamente con l'azione didattica della collega tunisina. Naturalmente possiamo anche semplicemente comunicare. Con il partner stabiliamo anche come organizzare lo spazio di lavoro sul TeamSpace e come collaborare. E decidiamo anche come presentare alla fine il progetto, perché il file potrebbe benissimo essere trasformato in una pagina sul TeamSpace. Allora, qui c'erano le altre slide. Giulia, io vedo che sono le 7:02, quindi so
che il tempo è finito, non so cosa fare, se finire oppure è meglio interrompere qui la presentazione. Io non sento più niente. Ma Giulia, non sento niente. Giusy, so che Sì. avevano qualche problema di audio, forse adesso però sono riusciti a Sì, riprendere. sono Giacomo, ci è Quindi io tornata. sono andato da fuori. Mi sentite? Ci è ritornata in questo momento la connessione, quindi appena in tempo. Giusy, immagino tu abbia finito l'intervento. Scusa, ma proprio siamo stati senza connessione fino ad adesso e ci siamo riconnessi solo ora. Giacomo, io non ho finito l'intervento. Ok, Naturalmente vai pure avanti. per un aspetto penso che no, chiuda tutto, quindi non so come mi devo comportare, quanti altri minuti ho per Allora, arrivare almeno ad un punto. se diciamo 5 minuti, se riesci in 5 minuti a concludere almeno in parte quello che stavi dicendo, perché insomma penso che anche molti partecipanti purtroppo a quest'ora debbano andare. E anche noi, insomma, ci cacciano Non lo dalla so, si conversazione. potrebbe, non lo so, si potrebbe fare un live event su questo come avete fatto Certo. precedentemente, non lo Se so, sei forse sarebbe. disponibile, possiamo fare un live event a parte, oppure volendo puoi anche riprendere il discorso nel terzo webinar, come preferisci. Quindi forse è meglio chiudere ora e riprendiamo nella modalità che preferisci, quindi o un live event dentro il gruppo oppure appunto una presentazione invece all'inizio del prossimo webinar, del terzo. Vedo che è sparita Giusy, probabilmente ha avuto anche lei un problema di connessione. Va bene, a parte i problemi tecnici che avete visto non mancano mai, siamo riusciti più o meno ad arrivare alla conclusione. Io ringrazio tutti i partecipanti, eravate anche oggi più di 300, ringrazio naturalmente tutte le ambasciatrici, quindi Brigida Clemente, Elena Pezzi, Emma Giurlani, Françoise Altamura, Buonasera a tutti. e Giusy Gualtieri Ciao a che tutti. sarà qui presente. Grazie mille. Un augurio ancora a tutte le donne per l'8 marzo e niente, ci vediamo di nuovo sul gruppo. Come ha detto Giulia, tutti i nuovi materiali, quindi diciamo, per poter studiare prima del terzo webinar, li trovate già caricati nelle pagine all'interno del gruppo del corso. Per qualsiasi domanda, necessità, c'è sempre il forum disponibile. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio anche la home page, la bacheca del corso, perché pubblicheremo lì eventuali eventi live, diciamo, spontanei e facoltativi, di cui non è obbligatoria la frequenza, che possono essere tenuti dai nostri ambasciatori. Quindi tra ora e il prossimo webinar. In ogni caso, ci vedremo di nuovo online, quindi il 20 marzo, per il terzo e ultimo webinar del corso. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti.